Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi ci segue in differita, o meglio, sta vedendo questo video in differita su YouTube. E invito loro a seguirci sul canale Twitch perché ragazzi siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 16:30 in poi, quindi non vi resta che unirvi alla combriccola e venire a cazzeggiare insieme a noi. E siamo qui oggi con Siberia 3. Iniziamo Siberia 3, effettivamente. Quindi, premiamo invio. Ragazzi, non ho settato assolutamente niente, ovviamente. Ovviamente, quindi. Ciao Pimpi, buonasera. Ok, ciao Pimpi. La musica è troppo alta. Tra l'altro, questa musica mi sa proprio di copyright. Ciao Tris, buonasera anche a te. Come state ragazzi? Come stati? L'audio è troppo alto. La musica non si abbassa praticamente. Si abbassa anche questo. Ok, così dovrebbe andare bene, vero? Conferma. Vabbè, comandi non c'è niente. Opzioni non posso modificare niente. Vabbè, nuova partita. Desideri provare tutte le sensazioni dei primi due giochi di Siberia, utilizzare meno indizi visivi. O giochi per la storia e vuoi avere nuovi indizi visivi. Che scegliamo? Ciao Gianni! In pratica indizi visivi o meno indizi visivi, questo è la storia, la scelta. O facciamo viaggio, che sarebbe giochi per la storia e vuoi avere nuovi indizi visivi, o un'avventura e desideri provare tutte le sensazioni dei primi due giochi di Siberia e utilizzare meno indizi visivi. Sì, Gianni sta con noi in gamma, Pimpi. Che tra l'altro è amico e collega di Giamma.
scrivendo in gamma. Sì, quel Giamma che è tornato oggi. Troppo forte, Jam. Allora, avventura, giusto? Avventura, conferma. Sì, confermiamo di salvare. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Iniziamo. 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 Ma già ne hai capito che T-Red Spe è triste, non ti puoi spacciare per lei qua. Questo già iniziamo con i mammut. Non sono mammut. Ecco, appunto. Ma dove cazzo siamo? E soprattutto chi siamo? Perché ci stanno buttando qua sopra? Cazzo, quante domande. Quante domande? Ditemi se il volume è troppo alto, eh. A me sembra buono. Fate sti scherzi che io ci credo. A cosa credi, Pimpi? 3 mesi fa, dei nomadi l'hanno trovata in fin di vita nel nord della Siberia. Walker, Kate Walker, cioè, nata a New York, Stati Uniti. Aveva con sé un passaporto americano, è arrivata in clinica la settimana scorsa. Si sta ristabilizzando. Sta bene. Ne è certa. Deve trattenerla finché non arriviamo noi. Ma che cazzo è questo? Ma che cazzo vuole questo? Siamo un po' cambiati in realtà, eh. Hello, Kate Walker. Buongiorno, Kate Walker. Che cazzo è questo? Buongiorno, chi è lei? Buongiorno. Hello. My name is Mi Kurt, chiamo Kate Kurt. Walker. Kurt Kurt della of the tribù Yukol Yoku. Ah, Tribe. Do you si remember ricorda la tribù Yukol? degli Yukol? Where Yukol? are we? Dove siamo? I miei The ricordi sono rivers confusi. almost C'era una turned. terribile bufera di neve e ghiaccio. There was a E poi terrible più blizzard of niente. snow and ice. And then nothing. We are in the clinic Siamo of nella Dr. clinica del Zamyatin, dottor in the town of Zamian Valsambor. Zamantina, nella città di How did I end Valsborg. up Vabbè, here? come sono finita qui? We Yukos Noi migrate to the Yukol snow migriamo ostriches con i to nostri stake their struzzi delle claims. neve verso le terre sacre. It's Un a viaggio long lungo, journey, un viaggio molto but a very speciale. Un mese special fa one. l'abbiamo trovata in fin di vita sulla riva di un One fiume a month ago, nord. we found you L'abbiamo lying presa e il unconscious. nostro sciamano si è occupato di lei. Poi abbiamo We took you proseguito il in nostro and a shaman viaggio. E cared oggi for you. siamo entrambi qui per terminare la Afterwards, we nostra continued our journey. convalescenza. And today, we Ma are che both cazzo è healed and it successo? is getting better. Ma c'è pure il Neo che non c'aveva. È pure diversa fisicamente, cioè. Cos'è You successo? lost a leg. Ha perso una It was an gamba. accident, you È know. stato un incidente. Some Sa, people ci don't sono like persone being che in non amano i accidents. nomadi come noi. But don't worry,
Ma non si preoccupi per me, il dottor Diamantin ha chiesto al maestro artigiano di Valsenborg di realizzarmi una nuova gamba e me la metterà appena sarà pronta. Sarà una gamba tutta nuova. Lo dici te? Ah, questo è per bere. Ottimo. Perché è legato a quel letto? È stata una decisione di Madame Olga, l'assistente del dottor Diamantin. Dice che sono troppo agitato e l'unico modo per curarmi. A quanto pare realizzare la mia gamba artificiale richiede tempo. E intanto il mio popolo è rimasto senza guida e mi sta aspettando con il gregge per proseguire il viaggio. Quindi questo è il capo. Questo è il capo. Perché gli Yogul compiono il viaggio? La mia gente vive in simbiosi con i grandi struzzi delle neve. Ah, molto dentro di struzzi. Protegge dal freddo, i loro escrementi concimi i nostri campi, la loro carne ci nutre. Fungono anche da cavalcature e da bestie da soma, quindi dobbiamo seguirli ovunque vanno. E loro migrano a causa del clima? No, Kate Walker, essi vanno nelle terre sacre per riprodursi. È un evento che accade solo poche volte in un secolo. Fra gli Yugol sono rari quelli che possono vantarsi di aver partecipato a più di 3 migrazioni nel corso della loro vita. Gli Yugol che ho incontrato, non parlavano la mia lingua bene quanto lei. Ogni tanto missionari e mercenari passano al nostro villaggio, sono state loro a insegnarmi. Imparo molto in fretta, Kate Walker. È importante se voglio guidare il mio popolo. Non voglio sembrare scortese, Kirk. Gli spiriti non badano all'età. Quando scelgono un capo per gli Yokol, e gli spiriti sono molto saggi, non commettono errori. Quando scelgono colui che guiderà il nostro popolo nella sacra migrazione. Oh, sì, ma molti questi discorsi lunghissimi devo leggere. Mamma mia, questo gioco non lo finiremo mai. Se non sono indiscreto, la sua gamba, cosa è successo esattamente? I soldati hanno bombardato la via che stavamo percorrendo con la nostra carovana, senza motivo, solo per spaventarci e obbligarci a tornare indietro. Un pezzo di roccia, tutto qui. Intende dire che le autorità l'hanno fatta apposta? Ma perché? Perché pensano che la migrazione degli struzzi e delle neve non appartenga più al mondo di oggi e che la mia tribù dovrebbe diventare stanziale. Una volta per tutte. Ma noi non lo faremo mai, Kate Walker. Significherebbe sfidare gli spiriti e gli Yokol temono molto di più gli spiriti dei soldati. Bene, Kirk, sono felice di aver fatto la sua conoscenza. Ora credo di andare a dire allo staff che sono sveglia, che sto bene e non ho intenzione di restare qui. Ottimo. Certo, Kate Walker. Sono certo che ci sarà qualcuno in cortile. Forse proprio Madame Olga. E vabbè. Ah, è scelto sto coso quando. You should go for a walk in the yard, Kate Walker. That door leads right to it. Madonna. Ah, ma mi posso muovere pure con le cose. Ah, e allora. Qua c'è la porta. Qua per parlare con sto tipo. Ok, non ci abbiamo niente qua. Quanto è brutto però sta cosa. Ovviamente non si apre. Ovviamente, no? Salve, c'è qualcuno? Non credo che qualcuno l'abbia sentita, Kate Walker. Provo a usare il campanello accanto alla porta. Grazie, amico, grazie. Niente, non funziona. Kirk, lo chiamo. Ho visto qualcuno dello staff che lo usava l'altro giorno. Dai un'occhiata al meccanismo, Kate Walker. Forse riesce a farlo funzionare ancora. Avvitato stretto. Questo schema spiega come azionare il campanello, ma non posso fare niente finché non riesco a accedere al meccanismo interno. Controlla la stanza, sono certo che troverà qualcosa a cui aprirlo. Svita, con le dita, con le unghie. Niente di utile qui. Ci sono cacciavite di medicina da mettere per sentirmi rassicurare.
Qua, qua sopra vediamo un po'. Coltello. That should do the trick quite nicely. Now try to use it to see if you can repair Ok. the gun Grazie properly. per avermi ricordato cosa dovevo fare. Sbagliato. Indietro. Come si prende ora il coltello? Tab? No. Opzioni, comandi. Inventario degli oggetti, ok. No, ho visto altri comandi però. Pure con la I. Inventario documenti con la J. Riflessione di Kate. Centro di nuovo la telecamera. No, posso anche spostare la telecamera. Quindi eccoli qua. Ah, cioè abbiamo il cuore di Oscar. Cioè, lo devo girare io. Non giro più. Okay. Let's see if I can Bene, repair vediamo the come riparare il mechanism. meccanismo. If C'è il you're filo not verde sure, staccato. maybe the diagram you saw earlier might help. Basta prendere questo e metterlo qua. Se ci riesce ad andare qua. Come si mette? Chiudiamo. Come si chiude ora? Ok. Vorrei chiuderlo, amico Frizzi. Amico Frizzi, come si chiude? Forse non è ancora sistemato. Mi sto avendo il dubbio. Ciao Nano Volante, buonasera. Ok. Un secondo, ragazzi.
Eccomi ragazzi, allora, vediamo, 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 vediamo. No, stavo leggendo un po' le cagate in gamma che non mi piacciono molto. E ho chiesto se andava tutto bene. Comunque, io non so che fare. Cioè, non so come chiuderlo. Qua mi fa vedere all'interno, qua mi fa vedere l'altro lato e non mi fa. Se giro qua. No, non mi fa girare niente. Così posso fare. Forse dall'alto? No. Eccolo qua. Come lo chiudo? Non posso chiuderlo. Ma com'è possibile questa cosa? Ho già rotto il gioco. Fanculo. No. Che cara così aperta. Scusa, ma il pulsante comunque sta qua sotto. Ma non me lo fa cliccare. Ma non mi fa fare niente. Ma stiamo scherzando? Che ho già rotto il gioco. No, non mi fa guardare sotto. Se avendo il dubbio che i fili, vuol dire che devo. No, quello a destra va sopra. E quello a destra no. Può essere che devo andare all'inverso, ma non me li fa staccare più sti fili. Più di questo non gira sotto. Se faccio esco? Ah no, fa solo questo. Torna sempre qui. Però qua mi fa vedere sto coso, perché? Allora, vediamo un po' se posso fare qualcosa pure col coltello qua. No, non me lo mette proprio col coltello. Vaffanculo. Ma vaffanculo. Lo devo premere, buttare più dentro. Fanculo. Finally. Right. Now I just have to find a supervisor. Well done, Kate Walker. I'm going to have a bit of a rest now. Please try to come back and say goodbye to me before you go. Ok, con Kate Walker è ambigua, lo devi buttare più dentro. Che gara. Allora, muoviamoci con le frecce, va, che facciamo prima. Puoi Go hold your head under the ice water in the front mettere la testa of sotto l'acqua ghiacciata quando the viene car. passata la Someone should madonna. have a word with the maintenance department. Tutti questi che parlano, non Someone si should have a capisce chi word sta with the maintenance parlando. department. Someone should have a word with the maintenance department. Well, that's you settled then. Did you speak to Madame Olga or Dr. Mongolin? Ok, qua non c'è niente. Qua da dove siamo usciti, c'è sta fontana. C'è sta fontana. Dr. Olga, we should perhaps say hello. Adesso Olga dovremmo salutarci. Boh, non capisco, non capisco. Ma perché cambia questa inquadratura così? All'improvviso? Perché io dietro non posso vedere ora?
Ecco perché il 3 nessuno lo menziona, ragazzi. Sto capendo. Siberia sempre 1 e 2. Il 3 nessuno lo menziona. Ok, c'è una fonte. Ecco qua. Andiamo che succede. Ah, il tipo è non la fontana. Ma vaffanculo. Ok, parliamo con questo. Ho visto anche i mammut. Hai visto anche i mammut? Dillo allo staff, così mi crederanno finalmente. E hai visto anche i draghi? Vabbè. Quindi si sveglia, la dottoressa Olga lo sa? Eh no, non lo so. Volentieri, credevo di aver capito che se avesse... Faranno migliorato i vestiti di Kate. Vabbè, sono passate pure tipo 14 anni, ha detto Tristo, giù di lì. Qualche miglioria ci dovrebbe essere. E questo non è Olga. E chiudiamo anche la porta. Ok, bello. Ah, Ah, è sveglia numero 10. Cazzo, sono numero 10, era ovvio, ovvio che... can I do for you? Beh, sembra che sia guarita e ora vorrei andare per la mia strada. Date le sue condizioni, sembra piuttosto prematuro e ragionevole, numero 10. Le mie condizioni? Cosa c'è che non vale le mie condizioni? È rimasta in coma per un po' di tempo, non è qualcosa trascurabile. Anche se fisicamente sta meglio, potrebbero esserci serie ripercussioni psicologiche. Quindi non vuoi lasciarmi andare? Oh, certo che no. Non ho intenzione di abusare dei privilegi della mia posizione. Ciò non di meno, prima si deve sottoporre a una serie di esami per dimostrare che è guarita. Capisce? Per favore, si sieda. Il Battistuta aveva il 10, ma io, cioè aveva il 9, ma io avevo il 10. Sì, non abbia paura. Sì, ma... Non si preoccupi delle cinghie, è una semplice formalità che fa parte del protocollo che la dottoressa Olga, il nostro supervisore, ha attuato. E già non mi piace sta cosa. Anche perché vedo quello legato sopra. Bene, possiamo cominciare. Ora dica nome, cognome, età e luogo di nascita, per favore. Mentiamo o diamo la risposta esatta? Una risposta esatta va così. Answer me, please. Sta My name's Kate calmo. Walker. I was born in New York and I'll be Comprerò 30. 30 anni quest'anno. Good, Bene, good. bene, Listen. signori. Up until Finora il now, mio you find dispositivo your sembra device confermare ciò continue che to dice. corroborate what you say. You're using Sta this usando il like a rivelatore di lie detector? bugie? It's È la procedure. procedura, la prego. Please stop Smettete di worrying. preoccuparsi e Talk to parli con me me. dei Sit suoi down amici e della face sua down. famiglia. È in buoni rapporti con On loro? good terms with them. Abbiamo litigato. I No, non ho cannot. più contatti con loro. Non ho I have notizie an di mia madre enemy da to my mind's settimane e Dan, peace. il mio ex fidanzato, mi ha My lasciato per la dad mia migliore always amica, hated me Olivia. for my best friend Cazzo, te lo Olivia. ricordi ancora? You seem to be Sembra backsliding this thing crogiolarsi up nel now. caos e nell'anarchia, signorina Walker. Is this Questa inclination for disorder? propensione al disordine è This collegata Hans a Hans Vorberg, Vorarlberg e Oscar. Ha Oscar, parlato a lungo di spoke loro rather mentre lamely and delirava. delirious. Cazzo, e questo mo ci prende per Answer pazzi, me, please. ovviamente. Oscar was a kind of Oscar era una automaton, specie di very automa, special, molto speciale, very molto sofisticato. A sophisticated. volte sa, You know, avevo l'impressione che fosse sometimes quasi it was as if vivo. he was Fu almost progettato da Hans alive. Vorarlberg. Hans era He un was designed genio, by l'ultimo Hans di una Vorberg, grande dinastia di Hans fabbricanti di meccanismi di Ingenieur, precisione. the last of a long Abbiamo line of affrontato un steel lungo viaggio machine insieme finché non engineers siamo arrivati a una working piccola on isola, a very in long mezzo al journey. mare chiamata Then we Siberia. landed on a small Hans sapeva island che in laggiù c'era Sea-Side ancora un Area. branco di Hans mammut knew that there sopravvissuto alla still a herd preistoria. of mammoths there Hans era and ossessionato survived dai the mammut. prehistory. Hans was obsessed by mammoths. Mammut, Mammoths? Imagine that. pensa.
È una strana storia, lo ammetto, ma le assicuro che la verità, dottore. Essere onesto, ciò che mi interessa, signorina Walker, è che durante i suoi viaggi è entrata in contatto con il popolo Yukol, i nomadi che l'hanno portata qui, a Valsembor. Secondo lei, cosa abbiamo da temere da quella tribù primitiva, quei selvaggi, che sembrano non avere leggi né confini, rifiutando di diventare civili e stanziali? Dovrebbero essere lasciati in pace. Credo, dottore, che gli Yogol vivono in armonia con la natura, il tempo e lo spazio. Non hanno un vero motivo per cambiare il loro stile di vita. Ecco un ottimo esempio di tipico itelismo americano. Forse dovrebbe tornare subito a New York. Sono certo che le sue idee brillanti saranno meritatamente apprezzate laggiù. Non voglio mentire, perché... voglio vedere se questo ci vuole fottere o no. Capisco, sto senza una risposta, signorina Walker. Quindi intende continuare il suo viaggio attraverso il nostro paese, un'impresa rischiosa, senza scopo né destinazione. Un peccato per un brillante avvocato di New York che sembra avere un futuro radioso. Sembrava. Vabbè. Non sta a lei decidere, dottore. Quanto al resto, suppongo abbiate dimostrato con questo interrogatorio che non mostro conseguenze psicologiche per le mie ferite. Vorrei perciò che autorizzasse le mie dimissioni ora. Certo. La prego, si calmi, signorina Walker. Mi dispiace, ma non sono abituata a essere interrogata così. Qualche anno fa l'avrei interrogata diversamente, signorina Walker. Ammetto di provare ancora una certa nostalgia per i buoni vecchi metodi tradizionali. Lei è una delle ultime rappresentanti di un mondo che sta sparendo, signorina Walker. Un mondo caotico che non mancherà a nessuno. Questa chiave è come lei, destrutturata e incontrollabile. Se riesce a trovare un modo di usarla per lasciare questo piano, allora dimostrerà di essere definitivamente guarita. Oh. Vorrei riavere le mie cose prima di andarmene. Le troverà là. Quindi non ci ha fottuto questo. Non ci ha fottuto comunque questo. Cioè, almeno per il momento. Oh, ci abbiamo ancora tutto. Turn around. Si volti. Non so che dire. Sì, ma ha detto a lui si volti, mica a noi. Che è sta storia? Solo 0 era. No. Cazzo di lettera è. Inventario. J. Ah, J sono i documenti, non ci abbiamo niente. Come si faceva l'altro? Opzioni, comandi. Questa è una O al mio paese. Visualizza l'oggetto corrente. Sembra turbata, prova a guardare gli uccelli nella voliera, dovrebbe calmarla. Giustamente, ci sto pure prendendo per il culo questo. Che non vedo. Hello. Salve. E tu chi saresti, signorino? Sì, con chi abbiamo l'onore di parlare? Oh, mi chiamo Kate.
Kate Walker. Kate Walker. Kate Walker. Non sembra del posto. Sì. Quindi come sei arrivata qui? Kate Walker. Yogol mi hanno portato. Yogol, l'ade di galline. Feccia ignorante che infesta le strade di Valsenborg. Sì, ora sono venuti qui per fare il loro sporco lavoro. Intende Kark, suppongo. Siamo in questa clinica da 20 anni, da quando siamo tornati da Baranur. Senti, questo posto è sempre stato un istituto di qualità, devo ammetterlo, quindi ci dispiace che Madame Olga ora lascia entrare quella feccia degenerata proveniente dal nord. Un po' una vena di razzismo, diciamo. Dai, Anton, dai, Madame Olga sa quello che fa, deve avere le sue ragioni per lasciare entrare qui quegli sporchi nani. Sì, ma ce ne possiamo pure andare, non deve fare. Là, ma non potrò uscire finché non avrà incontrato il dottor Mangoling nel suo ufficio. Che è quello che abbiamo visto. Sì, è lui quello che sa se sei guarito o no. Ok. Vi lascio, signore, addio. È inutile fare discorsi con questo, no? Cioè, anche perché devo leggere tutte le volte che parlano. È un po' troppo. Qua in fondo non c'era niente, vero o no? Parliamo con questo tipo. Ho cercato di dire loro che stavo meglio, ma non hanno voluto ascoltarmi. Ok. Andiamo qua. Ok, e la chiave come la prendiamo ora? Ok. What kind of twisted mind came up with this? Già vai, nano. Domani si lavora, io. Ma io te l'ho detto, di lavoro se ne deve far poco. E quel poco te lo devi anche far fare. Non mi ascolti. Allora, come faccio a guardarla meglio sta cosa? 3. No, aspetta, c'è un pulsante qua che non posso fare nulla. What kind of twisted mind came up with this? Ma forse ci va direttamente qua dentro. Sembra strano. Non ci va, ovviamente. Ah, ok, ora la posso muovere. Ok. Ah, perfetto. Allora. E se do cazzo. Andare tipo qua. Ma cavolo, così. Ok. Poi il primo. Perfetto. Questo va qua. Ok. Il 2 già l'abbiamo fatto, vero? No. Dovrebbe andare qua. Questo va qua. Questo è quello che stavo modificando prima, quindi lo lasciamo qua. No, è questo che va qua, quindi. Oh cazzo, e questo dove cavolo va? No, va qua.
Questo va qua. Che è rimasto? È rimasto questo. Quando è scomodo, questo manco è. Questo manco è. Sposta il io questo devo spostare, ma non so quale sia. Quindi devo un attimo ritrovare. Il secondo non è. Il terzo, eccolo qua. Qualcosa non va, signorina Walker? Vedi sto stronzo? Non capisco, la chiave non ha funzionato. L'avevo avvertita, non sta ancora abbastanza bene per essere dimessa. Ecco la stronzata. Ok. Cosa dovrei fare? Perché non torna a trovarsi nella sua stanza così da continuare la sua convalescenza? But look at me. Ma mi guardi, sto bene, devo lasciar deve lasciarmi andare. Impossibile, signore Walker, la regola è chiara, solo i pazienti che riescono ad aprire la porta possono lasciare questo piano. Bene, se non vuole aiutarmi faccia fare questo superiore, la dottoressa Olga. Potrà farlo quando passerà la visita quotidiana, ma non credo che io la disturbi prima di allora. Ma non capisco. C'è un problema con la chiave, è ovvio, devo scoprire da dove viene. Sì, ragione, signor Walker. Sono certo che con la nostra cura riacquisterà le facoltà in giro di un mese e potrà lasciare la clinica in condizioni perfette. Qua non posso andare più, giusto? No, posso andare qua. A che serve la danna del diavolo? Non funziona. Sono delle viti che hanno un taglio diverso, ma dove? Well, what do you know? Damn key doesn't work. Non la posso vedere più la serratura. Ah no, la posso Let's vedere. try something else. Proviamo qualcos'altro. Doesn't work. Non funziona. That's not right. Non mi fa fare niente. Pimpi non mi fa fare niente. Devo trovare qualche altro oggetto probabilmente. Qua non posso andare da nessuna parte. Qua non posso andare da nessuna parte. Qua posso fare la coltivo. Ma The dubbio. light. La luce, il vento, il caldo, posso ancora sentire tutto, lo sogno di I can still notte. feel it all. I dream of it every night. Bravo. Continua a segnare, non ti preoccupare. Ah, questi sono gli uccelli che ci diceva. E c'è una serratura con una chiave. Questi sono automi, tra l'altro, questi uccelli. Allora, facciamo così. Questo non ci possiamo parlare, qua non possiamo fare niente. Ok, facciamo così. Ok, Not a chance.
Impossible. 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 Nothing. Impossible. Usciamo e andiamo nella stanza e devo vediamo se possiamo scappare dalla stanza. Ah, però c'era un tizio davanti a una porta prima, vediamo se se n'è andato. Infatti non c'è più davanti a questa porta. Prendo... ah no, ci sta sempre qua. Have you seen the mammoths too? Go tell the staff that way maybe they'll believe me. And have you seen lo studio del dottore? I should inspect the key before ispezionare I la prima di fare qualsiasi cosa. Ispezionare la chiave. Che vuol dire ispezionare la chiave? Che la devo guardare. Eh sì, ho capito, però. Perché mi dice così? I should inspect the key before I do anything else. Secondo me si apre allora sta chiave. 3 osserva. I already know that everything. Ho già verificato che qui funziona tutto. Controlliamo la chiave. These holes. Questi fori sembrano una parte sia stata rimossa dalla chiave. Non ci sono dubbi, la mia chiave è stata danneggiata di proposito. Devo trovare la copia integra se voglio uscire dal reparto. A ripararlo. Poi giustamente siamo nello studio di questo. Nessuno ci caga. Vabbè. Ok, chiusa chiave. No. Oh. Posso usare niente qua sopra, che devo fare? Ah, ecco. Ma no, devo farlo io manualmente, ok. Ok, questo si chiude. Questo si gira, questo si gira. Ecco qua. Come faccio a vedere se va? Quindi? No way. Nothing. Ah, eccolo là il pezzo. Come dovrebbe essere. I see. Capisco, manca una specie di perno secondo l'immagine. Devo trovare un modo per aggiustarlo. Ma come diavolo posso farlo qui? Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Nella stanza ce ne andiamo? Ma qua perché mi fa mirare qua? Someone should have a word with the maintenance department. Ah, reparto manutenzione. Qua non me lo fa usare. Qua
Economonoposaur, economonoposaur. Qual è la nostra stanza questa? Wow. Ecco, facciamo il giro, ok. E che ce ne frega? Una fontana chiusa. Ma non vedo nient'altro di interessante. Giusto? Ma c'è questa fontana, non ci posso andare, quindi torniamo dentro. Come sta Kate? La sua partenza dalla clinica è imminente? Temo di no. Sembra turbato, cosa c'è che non va? Devo usare una specie di chiave per aprire una porta e uscire finalmente da questo posto. È una specie di test, sa? Un test che ho superato, ma la chiave non funzionava. Comunque, e quando l'ho confrontato con una originale, ho visto che è stata sabotata. Ho l'impressione che stia cercando di metterci, tenerci qui con ogni mezzo, Kirk. Che lo vogliamo o no? Questa è un'accusa seria, è sicura? Sveglia. Certo che sono sicuro, Kirk. Si guardi, intrappolato in quello strumento di tortura. Non pensi sia strano? Non ho l'impressione che ci sia stiano tenendo prigionieri. È vero che sono debole da quando ho iniziato la cura di Madame Olga, ma lei dice che è normale, lo chiama effetto collaterale temporaneo. Dobbiamo uscire da qui, Kirk. Sfortunatamente non posso intraprendere una lunga migrazione degli struzzi senza la gamba meccanica, Kate Walker. Ma lei, d'altro canto, lei può andarsene. Ma come? Mi mostri il modello della chiave che mi ha parlato. Come pensavo, cioè così, al volo. Con questo il fabbro della Metrobu dovrebbe riuscire a sistemare la sua chiave. Sembra che trovi il modo di farglielo avere. Sempre che trovi il modo di avere. Dubito che abbiano un servizio. Vada sul balcone, il messaggero del nostro sciamano non sarà lontano. Io lo uso per comunicare col mio popolo. Può dare a lui la chiave, la porterà dal fabbro della tribù. Ci hanno addirittura il corriere. Capito, grazie Kirk. C'era una finestra qua. E da quando c'era questa finestra? Vediamo qua dentro che cosa c'è. Ovviamente non possiamo. Che sta facendo? Oh. Hey you, Birdie, I've got something for you. Allora, prendiamo questo. E noi la possiamo dare. Hey you, Birdie, I've got something for you. E così non viene però. Che cavolo vuoi? Non gli posso dare niente comunque. Kirk's tribe's camp, I guess. Ma come, immagino. Già ho provato, non fa un cazzo. Cioè non questo deve essere valido nella città con Kirk. Vabbè. Hey you, Birdie, I've got something for you. Che devo fare quindi? Ma è l'unico modo qua, a meno che non c'è qualcosa.
Sì, questo l'ho capito pure io, soltanto che a me non mi fa fare niente. Cioè, di solito esce quando vado qua. Me lo dice già che lo posso piazzare qua, ma in realtà no, sto giro no. A parlare di nuovo il tipo. Ma qua sopra non c'è niente, About that no. bird, Quell'uccello Cooper. che I must credo be di doing something sbagliare wrong. qualcosa, non It viene da won't me come quando to lo me when I chiamo. call it. It's true that the È old bird vero, quel hasn't vecchio landed. gufo è un po' matto. Have you tried to get it to land on the balcony? Ha provato a farlo atterrare No. sul I balcone? don't No, see non what I capisco can come use for fare. that. Look around the yard, Guarda nel Cooper. cortile, Kate You Walker. may Forse find troverà something that qualcosa che might possa be interessare interesting. all'uccello. All'uccello. Why not? I'll Perché give it a no? Ci shot. proverò. Grazie dell'aiuto, Thank you for your Kirk. help, Kirk. Nel cortile? Nel cortile sarebbe questo fuori? O c'era qualcosa che potevo guardare giù? Ah, ti giuro, non posso guardare niente. Ok. Quindi intendeva da quest'altro lato. Ah sì, dove stanno gli uccelli? Sì. Pensato pure io a quello. Solo che io al volo là non avevo visto niente. Ho cambiato qualcosa? Andiamo a vedere. Che ci serviva la chiave per entrare qua dentro. Automaton bird? Uccelli automatici. E vabbè. E vabbè, non si apre. That's not right. Nothing. It doesn't work. Let's try something else. Ma non mi fa parlare. Nessuna opzione vicino al tipo. Però aspetta, mi dimentico che posso comunque girare la telecamera così. Io non vedo niente, ragazzi. Bisogno della chiave di questa. Dove cazzo la trovo? Ciao. I really tried. I tried to tell them I was a whole lot better. They just wouldn't listen. Yeah. Anton fell asleep in the middle of the game again. Ah, il tipo si è addormentato. Non vedere se c'è qualcosa ora. La chiave. Ok, ci siamo fatti la chiave della voliera, questo sarà sicuramente. Quindi andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Ok, ce la faremo. Chiave. Ci siamo messo un uccello meccanico in tasca. Non vorrei. Lasciamo pure una cosa aperta. Scappano tutti gli uccelli ora. Che
Aspetta, ma io ho visto una cosa strana qua. Qua sta, qua a sinistra, non c'è una porta. No, non c'è niente. Pure prima qua, non c'è un'altra porta. No, mi fa passare. Facciamo così e non me lo fa prendere. 3, osserva. You just turn the key to activate it. Amico? Amico? You just turn the key to activate it. Basta solo girare, devo attivarlo. Ma se non me la fai girare, come faccio? Ah, aspetta, 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 aspetta. Qua mi era uscito un puntino prima. Ora che non vedo più perché. Forse sono. Perché lo devo appoggiare qua sopra, ma sicuramente. Qua però non me lo dà. 3. Ok, qua non me lo dà. Andiamo qua. No, non lo posso appoggiare. Non lo posso appoggiare. Però io ho il coso proprio qua. Quindi deve per forza. Ecco qua, infatti. L'ho visto tardi prima. Ok. Da dove è uscito questo piccione? Da dove ce l'aveva? Viene attirato da sto coso meccanico. Ah, c'è pure il coso. Dai, che sta lì, dai. Ah, gli diamo tutto praticamente. Vai, amico Frizio, vai. Mo' arriva un cacciatore e lo spara. Il gufo è andato via con la chiave, Kirk. Ottima notizia, Kid Walker. Ora dobbiamo solo. Kirk, cosa c'è? Si sta ipnotizzando. La cura della dottoressa Olga. Kirk, può sentirmi? Si svegli. Su, su, non si allarmi, signorina Walker. Ah, questa è Olga, ok. Lei è la dottoressa Olga, suppongo. Non ci aspettavamo si svegliasse prima di qualche giorno, signorina Walker. È sorprendente, davvero. Se l'avessi saputo, sarei passata prima per assisterla mentre si risvegliava. A differenza di povero Kirk, a me non serve aiuto. Sto bene, grazie. Lo svenimento è un effetto collaterale della cura, signorina Walker, nient'altro. In medicina, malgrado il disagio, il protocollo va rispettato.
Ah sì, certo, questo orribile letto meccanico in cui il ragazzo in attesa di una protesi che non arriva mai. Questo è il protocollo. E suppongo che valga lo stesso per l'assurdo interrogativo che ho dovuto fare. Sembra che lei abbia sviluppato una singolare paranoia da quando si è svegliata dal coma. Quando ce ne sarà la possibilità, indagherò. Ma ora devo chiedere di andarsene. Devo somministrare il secondo stadio della cura al suo giovane amico. Tono calmo, dai, siamo calmi. Me ne vado. Spero che tutto ciò l'aiuti. Non capisco perché lei debba credere il contrario, signorina Walker. Facciamo i buoni. Ok, come sta? Il suo giovane amico sta reagendo molto bene alla cura. Va tutto bene, sta riposando. Bene, addio dottoressa. Verrò a vederla molto presto, signorina Walker, non si preoccupi. Ma questa è una minaccia, eh. È una minaccia. Palesemente una minaccia. Cosa il diavolo gli avrà iniettato? Già arrivato, amico. Ah, ok. Perfetto. E il Deplian non ce l'ho dato più. Io volevo il Deplian, cazzo. Mi piaceva. Eppure sto coso si dovrà togliere prima o poi. Kate Walker Kirk. Come si sente? Non molto bene, temo. La tirerò fuori da qui. Non può rimanere così a lungo, Kirk. Troverò un modo per toglierla da quella dannata macchina. Si sta mettendo in pericolo per niente, Kate Walker. Anche se trovassi un modo per farmi uscire, sono troppo debole per tornare al mio popolo. E comunque mi serve la protesi meccanica per intraprendere la grande migrazione degli struzzi. Wow, che si è proprio fissato però. Che poi era un mammut, ma sono struzzi. Quindi cosa vuole che faccia? Non ho intenzione di lasciarla qui, dalla dottoressa Olga. La cosa migliore che Walker è che vada da sola. E se vuole davvero aiutarmi, una volta fuori vada a Valsenborg e cerchi di recuperare la mia protesi dall'artigiano. Se me la riporta il dottor Zamiatine, me la metterà e io sarò in grado di tornare dalla mia tribù. Zamiatine, comunque. Possiamo fidarci del dottor Zamiatine? Non ne sono molto sicuro, visto che. Quell'uomo è sempre stato amico di Yukol. E sono certo che potrà aiutare a lasciare l'ospedale e a trovare l'artigiano di Valsenborg. Ok, prometti di tornare al più presto con le sue protesi, Kirk. Fino ad allora, tenga duro. Grazie, Kate Walker. E che gli spiriti siano con te. Però si atteggia quando apre e chiude la porta, eh. Ho visto la camminata atteggiosa. Qui possiamo anche correre. Benissimo. Non ho sbagliato. Dai. Che abbiamo solo questo. Dai, che ora funziona, dai. Eccolo qua. Prendiamo la Java. No, possiamo arrivare.
Scusa, ma dove andiamo? E ci becchiamo questi tipi davanti, mica ci faranno uscire. Rispetto per il protocollo. Ok, ragazzi, ora terminiamo qua. Che oggi... Come faccio a salvare? Come faccio a salvare, ragazzi? Salvo in automatico. Menu principale. Ah, ok, continuo. Vediamo dove ci fa riprendere. Ok, perfetto. Menu principale. Ragazzi, per chi sta seguendo o vedendo questo video su YouTube, invito loro a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 16:30 in poi, quindi non vi resta che unirvi anche voi alla combriccola e venire a cazzeggiare insieme a noi in diretta, ragazzi, in diretta tutti i giorni dalle ore 16:30. Sì, Pimpi, per stasera finito, 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 finito. Comunque non sembra male, sto si bene, soltanto che non mi piacciono le varie cose. Comunque, eh sì, triste, sai che sto pensando di spostarlo alle 17 in realtà. Così fare 17:20 e basta. Invece mette sto 16:30 che è proprio il massimo. Comunque, vediamo, dai, vediamo in questi giorni, ragazzi, vediamo. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia tantissimo. E vi do appuntamento a domani, ore 16:30 circa, forse 17. Non lo so ancora, vediamo. E vi auguro la buonanotte. Grazie anche a te, Gianni, per essere passato. Anzi, passa più spesso a cazzeggiare anche tu insieme a noi. Buonanotte a tutti, a domani.